Con Ferdinando Chianpan, presidente, dirigente, patron del Verona, dei grandi fasti degli anni Ottanta, e insomma, 30 anni dopo è un uomo che segue ancora sicuramente il Verona. Ma io vorrei partire con una domanda, ed è questa: lei ha avuto grandi successi e la sua esperienza a Verona è però anche finita con un qualcosa di spiacevole per lei. È riuscito a far pace con questa situazione? Poco, poco. Quando sono con voi altri così, che siete del mondo che conosce a fondo, anche se eravate troppo molto giovani allora, vado d'accordo. Ma quando mi incontro con quelli che hanno più o meno la mia età e che si sono divertiti di fronte alle situazioni negative che abbiamo avuto, questo non sono capace di cancellarmelo. Dei torti che probabilmente non è riuscito Ma anche a no, perdonare, forse. ma non dei torti verso di me, ma dei torti verso lei, verso quello che è successo a causa di questa loro trascuratezza. Vedere i risultati solo positivi. Non accettare che ci sia la sconfitta. La sconfitta c'è, se non ci fosse la sconfitta non ci sarebbe la vittoria. Questo è il calcio, quindi uno può vincere lo scudetto ed è una strepitosa vittoria, ma non si può ammazzare perché arriva decimo. Oltre a ciò, quando pensa al Verona, al suo Verona, probabilmente sono più le cose belle che arrivano prima, no? Sì, io penso naturalmente con grande riconoscenza a tutti i ragazzi che sono stati con noi, a Bagnoli, a Masetti, a tutti, ma non di meno mi entusiasmo e mi entusiasmavo quegli anni successivi quando il Verona era riuscito a tornare per 2 o 3 anni, e poi sono stato con il Verona quando è cominciata la fase discendente, che siamo arrivati fino alla Serie C. E ho visto la sofferenza che aveva avuto allora l'amico Orvidi e anche tutti i giocatori, perché sconfitti siamo sempre, soprattutto noi che viviamo nella squadra. E di sconfitte ne sa qualcosa anche questa attuale dirigenza, no? Che ha avuto grandi risultati, però ha assaggiato anche l'amaro sapore di una sconfitta sportiva. Sì, questo è vero, e anche avevo scritto una frase dentro il libro che sto scrivendo, dicendo che speriamo che non succeda un scivolone, perché tutti pronti a dir su, senza rendersi conto che oggi il mondo del calcio è cambiato. Il mondo del calcio di oggi è fatto solo per i potenti, quindi non possiamo pretendere davvero di avere dei potenti se ogni volta che guardiamo qui al presidente da anni ormai è uno che sul piano europeo non conta niente. Il Torino l'abbiamo battuto quante volte, tante volte. Chi fermerà il Torino adesso che è in mano a un potente? Chi ha mai fermato la Juventus? Ecco, Neanche Bagnoli, neanche Bagnoli. e quindi il Verona riparte dalla Serie B, è una cosa che ha fatto tante volte nella sua storia. E in questo calcio, allora, forse uno dei valori è comunque il seguito della gente, no? La gente vuole dei risultati, ma vuole anche amare la sua squadra. E questo è un po' l'unica speranza, forse, del pallone di adesso. Sì, amare la sua squadra. Amare non vuol dire condannarla. Quando condannate uno della squadra, si può prendersela con l'allenatore, si può prendersela con il dirigente, colpite sempre la squadra. La squadra va sostenuta nei limiti e applaudita nei limiti di quello che lei a sua volta dà. Ma non si può pretendere che la squadra vinca sempre. Lei però ha costruito un grande Verona e ha avuto grandi successi. Io non ho costruito niente, si sono costruiti loro, in campo vanno i giocatori, e se pochi mesi fa abbiamo festeggiato un compleanno, non dico che numero, di Bagnoli.
ho avuto dei colloqui con lui in quel momento lì e lui continua a dire: l'hanno fatto tutto loro, io non ho fatto niente, ha fatto tutto loro. Figurati se dice così Bagnoli quello che vorrei dire io. Allora grazie Presidente e buona estate, un saluto a lei. Grazie. Un saluto a tutti i tifosi del Roma.